segue il capitolo dedicato al vino di denominazione di origine mantovana. La sensibilità per vedere quello che solo gli occhi di un contadino percepiscono è innata, ma le competenze si acquisiscono sui banchi di scuola. A Gazzoldo degli Ippoliti, nella sede distaccata dell'Istituto Giovanni Falcone, si studia per specializzarsi in agricoltura e sviluppo rurale. L'Istituto Falcone all'indirizzo dell'agricoltura l'abbiamo a Gazzoldo, dove troviamo storicamente, da sempre, l'indirizzo agricolo e dove si è creato questa sinergia tra territorio e scuola nell'educare sempre le nuove generazioni a quello che può essere l'indirizzo agricolo. L'Istituto Agrario di Gazzoldo riesce a creare questo connubio, è riuscito a portare avanti sempre quello che sono le iniziative, i collegamenti con le associazioni, ma soprattutto anche con l'imprenditoria locale. Siamo in un bacino come Gazzoldo che racchiude tutto il settore dell'ortofrutta, dei vigneti, delle nuove storie che riescono a creare quelle opportunità di lavoro futuro. La scuola è riuscita ad avere una collocazione, a focalizzare l'interesse dell'economia locale e dell'imprenditoria locale, che è un'imprenditoria agricola. Per noi è importante che si crei quella capacità, quella possibilità di poter crescere nel nostro ambiente, ma soprattutto anche in quello che può essere l'economia del futuro, che può essere l'agricoltura, che può essere la cultura che ha accompagnato i nostri ragazzi, che sono quasi tutti provenienti dal settore agricolo. Sono ragazzi che sono figli d'arte, come si suol dire, e che sono riusciti a trovare una soddisfazione, ma soprattutto a credere in quello che può essere la nuova imprenditoria del futuro, che sarà l'agricoltura. Innovazione che strizza l'occhio alla sostenibilità, grazie all'agricoltura di precisione. Oggi riteniamo che l'agricoltura debba declinarsi in maniera obbligatoria con la tecnologia. Ecco perché il nostro istituto sta puntando su quelle che sono tutte le nuove tecnologie di agricoltura 4.0. Abbiamo fatto diversi e ingenti investimenti come questo, il laboratorio tecnologico con dei simulatori di guida di trattori. Abbiamo delle serre che sono tutte innovative perché oggi i nostri discenti devono conoscere quelle che sono le nuove metodologie di coltivazione. La serra aeroponica è la fiore all'occhiello di questo istituto. Grazie alla serra aeroponica i nostri discenti possono acquisire quelle che sono le nozioni fondamentali per una sostenibilità di contenuti, perché con la serra aeroponica riescono a declinare quelle che sono le conoscenze teoriche in maniera pratica con un risparmio idrico. Solo con 10 litri di acqua si riesce a mantenere in vita tutto un ciclo di vita di quelle piante che vengono prodotte al loro interno. È tutto fondato sulla tecnologia. Oggi i nostri studenti sono proiettanti sul domani, su quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi metodi di lavorazione e di produzione, con uno sguardo verso il passato, quella che è l'agricoltura tradizionale, ma con i nuovi metodi, perché oggi quando si parla di sviluppo sostenibile, di crisi energetica, di crisi di risorse idriche, con queste nuove tecnologie i nostri studenti saranno professionisti del domani, capaci di affrontare le nuove sfide. Ecco perché il nostro focus è rivolto a loro, affinché possano conoscere in maniera innovativa l'agricoltura sostenibile e tecnologica. La qualità dei vini mantovani è legata a tradizioni millenarie. Basti sapere che il poeta romano Publio Virgilio Marone, mantovano di nascita, scrisse della selvatica Vitis Labrusca oltre 2000 anni fa. Ci troviamo nel vigneto del nostro istituto. Questo vigneto è composto da diversi filari di vigna, di cui uno in principale è destinato alla produzione di vino, in particolare vino lambrusco. E questo filare è composto da tre diversi vitigni che sono il Maestri, il Ruberti e il Salamino. Qui in questa vigna noi abbiamo la possibilità di mettere in pratica le nozioni che abbiamo preso in classe e andiamo a fare certi tipi di lavorazioni, come ad esempio certe concimazioni o potature. Ad esempio all'inizio della primavera scorsa siamo venuti qui e abbiamo fatto dei tipi di potature che adottano dei precisi sistemi appunto di potatura,
quali ad esempio il Guyot, il Silvot o il Cordone Speronato. Durante tutto l'anno noi veniamo qui e riusciamo a tenere monitorata anche la parte fitologica della pianta e da un po' di tempo abbiamo adottato un sistema di lotta biologica che ci permette di non usare prodotti chimici e ci permette di avere un impatto ambientale minore. Dal vigneto al laboratorio, per le attività di analisi, tradizione e innovazione si incontrano. Mai come adesso la tecnologia è entrata in maniera, direi, molto importante per quanto riguarda la regolazione e le modalità di esecuzione delle tecniche produttive del vino, e naturalmente si deve avvalere di un supporto di carattere chimico per quanto riguarda il controllo della qualità di un prodotto, in questo caso ovviamente l'uva. I nostri ragazzi in questo momento qua, ad esempio, stanno eseguendo alcune analisi fondamentali che riguardano che cosa? In questa fase partenariale dell'anno la determinazione del grado zuccherino delle nostre uve, in funzione del quale si può decidere il tempo di vendemmia, calcolando poi con degli appositi coefficienti il futuro grado alcolico del nostro vino. Qui abbiamo Simone che sta facendo un'operazione molto importante, che è la determinazione con il metodo, si chiama metodo Babbo, è una densimetria, è un'analisi relativamente semplice ma molto importante perché dà un parametro oggettivo per quanto riguarda appunto lo zucchero presente nell'uva. Mentre invece Jacopo si sta occupando di un'altra cosa molto importante, che è la determinazione dell'acidità titolabile, altro parametro fondamentale, perché un buon vino, naturalmente il risultato dovrà essere attinente ai valori indicati dai disciplinari di produzione. Noi siamo qua in una zona dove produciamo Lambrusco, e questa determinazione qua dell'acidità titolabile ci consente di valutare se un'uva è pronta appunto per essere vendemmiata, considerando che questo parametro incide per quanto riguarda la conservabilità del vino, oltre ad avere espletare anche altre funzioni di carattere organolettico, eccetera. Naturalmente non svolgiamo solo queste analisi, ma anche altre, una delle quali relativamente semplice dal punto di vista strutturale, è infatti un semplice distillatore, però è estremamente funzionale perché ci consente di poter determinare un parametro fondamentale che attiene all'acidità volatile di un vino. Cioè, perché è importante verificarla? Perché qui si viene a calcolare il contenuto eventuale di acido acetico presente in un vino, e quindi sostanzialmente si stabilisce che cosa? Il grado di, tra virgolette, di salute di un vino. Cioè siamo in grado di stabilire se il vino che si sta producendo va incontro a delle alterazioni di carattere microbico, soprattutto a carico dei batteri acetici, che chiaramente potrebbero alterarlo in una maniera irreversibile, quindi compromettendone le qualità organolettiche. Ora scopriamo come si trasforma l'uva in vino. Dopo aver eseguito le apposite analisi nel laboratorio di chimica e aver vendemmiato, portiamo la nostra uva all'interno del nostro laboratorio, dove controlleremo la qualità e il peso. Successivamente avrà luogo la pigiatura e la diraspatura con la nostra pigia diraspatrice, dove andremo a dividere gli acini d'uva dai raspi. Una volta pigiato e diraspato, andremo a prendere il nostro mosto e inserirlo nel tino di fermentazione, dove avverrà la trasformazione da mosto in vino. Di seguito, se si vorrà un mosto fiore, si utilizzerà un idropresso come quello che troviamo qui presente. Successivamente, all'interno del nostro tino, avverrà la fermentazione alcolica. Esistono due tipi di fermentazione alcolica: la fermentazione primaria, che dura dai 5 ai 10 giorni, in cui noi andremo a rompere il cappello. Il cappello è quello che si forma con la risalita delle vinacce all'interno sempre del nostro tino. Successivamente, passati dai 5 ai 10 giorni, noi andremo a rimuovere il cappello a seconda della colorazione che vogliamo dare al nostro vino. In seguito verrà eseguita la fermentazione secondaria, che dura dagli 1 ai 2 mesi. Durante questa operazione noi effettueremo numerosi travasi e tutto l'alcol e tutti gli zuccheri all'interno del nostro tino verranno trasformati in alcol etilico. Durante la primavera avverrà la fermentazione malolattica a una temperatura che va dai 18 ai 27 gradi, in cui al termine di essa tutto il nostro vino sarà pronto ad essere imbottigliato ed etichettato e pronto all'uso. Tramite il Lambrusco che produciamo noi a scuola riusciamo a utilizzare anche dei nuovi macchinari per produrre il brandy, che è un distillato che viene prodotto appunto dalla trasformazione del vino. Utilizziamo un aroma che è legno di acero per appunto dare un sapore in più al nostro brandy.
Con oggi abbiamo potuto riscontrare quanto sia importante la formazione dei nostri ragazzi, abbiamo visto i vari passaggi dal vigneto al laboratorio. Sui nostri ragazzi noi puntiamo perché su di loro si concentreranno tutti gli sforzi per creare le condizioni per avere una reale agricoltura a impatto zero, uno sviluppo sostenibile, e saranno loro coloro i quali ci porteranno ad avere un'agricoltura 4.0, i viticoltori del domani che avranno a cuore l'ambiente e la sostenibilità. Denominazione di origine mantovana torna la prossima settimana con un nuovo capitolo dedicato al nostro territorio.